Però questa mattina vogliamo anche metterci davanti alla luce di Dio, perché Egli scende dentro di noi e come in un bagno di luce noi possiamo vedere l'opera sua e l'opera nostra. Possiamo vedere il nostro peccato, possiamo vedere le sue meraviglie. E allora noi invochiamo la luce di Dio questa mattina per consentire a Lui che la luce di ogni uomo che viene in questo mondo di scendere nei nostri cuori, nell'abisso del nostro cuore, di scendere nelle tenebre, perché noi possiamo vedere le tenebre nostre diradarsi alla luce di Cristo e perché la pace scende nei nostri cuori, perché vogliamo chiudere quest'anno nella pace e vogliamo chiudere questo anno con la presenza di Cristo dentro di noi, permanente, che ci accompagni nel nostro cammino. Il popolo che era nelle tenebre vide una grande luce. Questa luce è Cristo. Le tenebre siamo noi. La gioia invaderà il nostro cuore, però il bastone dell'aguzzino e il giogolo dovrà essere rotto e ogni mantello macchiato di sangue deve essere bruciato, perché deve rimanere in noi colui che scende dal cielo, Dio, l'Emanuele, il bambino che nasce dentro di noi. E allora ci mettiamo così questa mattina di fronte alla luce che è Cristo, perché aprendo il nostro cuore questa luce scende dentro di noi e ci manifesti innanzitutto il nostro peccato, ci manifesti i nostri vizi, le nostre situazioni interiori. Senza vergogna dobbiamo metterci davanti a Lui, perché siano smascherati i vizi nascosti, siano i meandri dove si annidano le fiere, siano messi a nudo le tendenze cattive che sono nel pozzo del cuore, come diceva Gesù. Non dobbiamo avere paura della luce. Ecco, allora dobbiamo collaborare perché la luce scende dentro di noi e perché dietro alla luce scenda la grazia di Dio che risana. E lasci questa grazia di Dio il bambino, l'Emanuele, ossia una vita nuova dentro di noi per avviarci nel lungo cammino. Io vorrei che tutti noi in questo momento invocassimo la luce, invocassimo cioè lo spirito di luce, perché Gesù è la luce di ciascuno di noi, la luce per ciascuno di noi che viene in questo mondo, ed è in questa luce che noi possiamo vederci, è questa luce che dirà dalle tenebre, è questa luce che
che scendendo in noi porta la rugiada luminosa della grazia, e in questa luce che nasce il bambino dentro di noi, Cristo Signore, che dà così significato alla nostra vita. Spirito di luce, scende su di noi. Io ti vorrei in questo momento un grande silenzio interiore e un grande silenzio esteriore, perché incomincia il bagno di luce e la preghiera del bagno di luce. Invochiamo lo Spirito e poi silenzio assoluto attorno a noi, ma soprattutto dentro di noi. Dobbiamo azzerare i pensieri, i sentimenti e aprire il cuore perché la luce scenda dentro di noi. Gesù, luce splendente del Padre, scendi dentro di me, il mio cuore è aperto, il tuo spirito mi ha aperto il cuore, scendi dentro di me e scandaglia il mio cuore. O spirito di luce, metti a nudo il mio peccato, le radici del mio peccato, il peccato che è ancora barbicato dentro il mio cuore e si manifesta nelle trasgressioni, si manifesta nelle lesioni dei comandamenti di Dio, ma è là la radice, sradica la radice del peccato. Luce di Dio, metti a nudo i miei 7 vizi capitali, la mia superbia, tutte le mie lussurie, tutte le mie ire,
le invidie, le gelosie, l'ingordigia, l'avarizia, l'ignavia. Spirito di Dio, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai tutto di me, quando preseguo e quando mi alzo, di notte e di giorno. Tu sai tutto di me, anche le parole occulte, prima che germinano dentro di me e vengono alle labbra, tu le conosci. O Gesù, luce, scendi dentro di me e metti a nudo tutte le mie tenebre, perché le tenebre siano invase dalla luce. O Gesù, tu mi scruti e mi conosci, la tua luce è dentro di me. Tu conosci anche le mie ferite, metti a nudo le mie ferite, quelle ricevute dall'infanzia e che ho portato fino a questo momento e che ogni tanto diventano infette e intorbidano le mie menti, il mio cuore. Tu conosci, o Spirito di Dio, le mie malattie interiori, le mie impossibilità, le mie tendenze al male che non posso sradicare. O luce divina che invade il mio cuore, metti a nudo tutto ciò di cui io mi vergogno solo a pensare, toglimi la vergogna, perché quando tu entri, entri con amore e distruggi. Tu mi ami, o Gesù, perché sei luce e amore. Man mano che tu illumini, distruggi il male e lasci la tua pace, la tua serenità, la tua bontà, i tuoi sentimenti. O Gesù, tu sai tutti i miei desideri, tutti i miei progetti, tutte le mie aspirazioni. Alcune sono secondo la tua volontà, alcune non sono secondo la tua volontà, ma tu conosci il mondo dei miei sogni, il mondo dei miei desideri, il mondo delle mie aspirazioni. Scendi, Spirito di luce, dentro di me. O Gesù, luce che scandaglia le profondità del cuore umano, dove nessuno è penetrato né può penetrare, nessun psicologo, nessun analista, e neanche io posso penetrare. O Gesù, luce, penetra dentro di me, perché la tua luce non soltanto scandaglia, ma la tua luce risana. O Gesù, risana con la tua luce l'anima mia, risana l'anima mia, il mio cuore, risana la mia vita. O Gesù, io mi abbandono a te, lasci che io mi abbandoni a te in questo momento. Tu sei Gesù, tu sei il Salvatore. Se la tua luce scende dentro di me è perché tu vuoi salvare, perché tu vuoi raggiungere l'intimo profondo dove risiede Dio, dove c'è la firma di tuo Padre che mi ha creato, dove c'è il volto di Dio incontaminato, sebbene obliterato da tutti i miei peccati. Vuoi raggiungere il volto profondo, il volto di tuo Padre che è dentro di me, e vuoi farlo risplendere, vuoi abbracciare il mio io profondo perché sia illuminato, perché questo io profondo
possa riconoscersi figlio di Dio, immacolato. O Gesù, scendi dentro di me, scendi fino nelle profondità, perché scaturisca dal mio cuore profondo, dal Dio profondo, raggiunto da te, la gioia del figlio, e venga il canto del Magnifico, per tutte quelle cose meravigliose che tu hai operato in me, nella creazione, nella redenzione, nella santificazione. Gesù, eccomi qui davanti a te, in questo momento. La tua luce invade il mio cuore, io sono in un bagno di luce, in questo bagno di luce tutto è chiaro ai tuoi occhi, ma quando tu mi illumini mi risani, risanami Signore e fai emergere in me quello che è tuo, l'io profondo, perché si innesti in te ancora una volta e possa cantare al Padre tuo. Santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi, Spirito del Padre, gloria della Chiesa, senza morire dal fuoco. Di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. Spirito di luce, Spirito di fuoco, penetrato nell'intimo del tuo cuore e so tutto di te, conosco le tue vie, conosco i tuoi pensieri, i tuoi desideri, la parola interiore che è dentro di te, io conosco tutto di te e ti amo. Io ti amo, per questo tu sei in questo momento. Tu sei perché io ti ho amato e ti amo. Ti amo come sei. Io sono la luce che distruggo le tenebre. Io sono la vita
che distrugge la morte, io sono la verità che distrugge la menzogna. Tutto quello che muore in te, tutto quello che inganna in te, tutto quello che tenebra in te, io lo distruggo, perché io sono la luce, la verità, la vita. Io sono il tuo Dio che ti ho creato per amore, e tu sei qui perché io ti amo. Se non ti amassi, non esisteresti. Io ti faccio esistere in questo momento perché ti amo. Tu sei l'opera mia, tu sei uscita dalle mie mani, sei uscita dal mio cuore, tu sei il mio progetto di amore infinito, concepito dentro di me fin dall'eternità. E io non ti voglio perdere, io ti voglio salvare ciò che è mio, voglio salvare ciò che ho ricomprato a caro prezzo col sangue divino. Io sono il tuo Dio, io ti scruto e ti conosco, io misuro le tue possibilità creaturali, ma io sono la grazia, io sono la forza, io sono la potenza, io sono il tuo Dio che ti rigenera continuamente, io sono colui che sono e ti faccio esistere come creatura mia, come voglio io. E una cosa sola chiedo a te, la tua libertà in questo momento. Abbandonati a me. Abbandonati a me, non mi resistere. Deve ricevere in questo momento. Deve essere pura recezione. Non darmi nulla, non voglio nulla, nessuna promessa, nulla. Tu devi essere l'eccezione, io voglio darti. Voglio darti quello che ho, voglio darti quello che sono, perché tu sei mio. Lasciati amare da me. Lasciati salvare da me, non pensare al tuo peccato, non pensare ai tuoi desideri malsani, non pensare alle tue tendenze nascoste, non pensare ai tuoi vizi, non pensare neanche alle tue ferite, alle tue malattie, non pensare alle tue infermità, non pensare alle tue impossibilità, non pensare a nulla di te, pensa soltanto a me, io sono il tuo Dio, io ti amo, io ti conosco fin dall'eternità, perché ti ho creato, perché tu mi dessi gloria, perché tu fossi con me, non ti voglio perdere. Perché ti amo, lasciati salvare, lasciati fare buono, perché io sono buono, la mia bontà si comunica a te, lasciati fare saggio, la mia saggezza si comunica a te, ecco io rivedo in te, io tuo padre, rivedi il mio figlio, perché ho stampato il volto del mio figlio, in ciascuno degli uomini io vedo il mio figlio in te e lo amo. Lasciati amare. Questo soltanto io chiedo. Ricevi tutto quello che io ti do in questo momento e non pensare a nulla. Ecco, tu sei più bianco della neve, sei più candido della luce, per la potenza del mio braccio.
e chiuderava ancora nel sangue che imbianca tutte le veste. E adesso canta, canta il cantico nuovo, il canto di chi è stato redento dal sangue dell'agnello, il canto del figlio, il canto della purezza immacolata, il canto dell'amore. Canta e credi, perché io ti ho rinnovato, perché io ti ho redento, perché io ti ho santificato, perché io pongo la mia dimora dentro di te. La potenza dei miei bracci è grande. Credi che io posso fare tutto, posso fare del nero bianco, ed ecco io faccio bianco il tuo cuore, faccio bianca la tua esistenza in questo momento, perché io sono la tua luce, io sono la luce, io sono la verità, io sono la vita. E adesso canta, canta figlia della luce, canta figlia della luce, canta il tuo Signore, canta figlio della luce, canta figlio della luce, perché la rugiada luminosa è scesa dentro di te. Gesù disse ai suoi discepoli: un discepolo non è più del maestro, né un servo più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Beelzebul il padrone di casa, quanto più i suoi familiari. Non li temete dunque, poiché non vi è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra
senza che il Padre lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono contati. Non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Non c'è nulla di nascosto che potrebbe essere svelato, nulla di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. Gesù dice che nulla dovrà rimanere nascosto, perché la luce manifesta la verità. Ma quando la luce splende nelle tenebre, le tenebre vengono distrutte. Il peccato nostro viene distrutto. Per un momento viene messo davanti ai nostri occhi e poi viene distrutto. Ma le cose meravigliose di Dio, quelle restano, splendono nella luce. Tutto ciò che il Signore ci ha detto nel segreto, tutto questo sarà manifestato. E quello che abbiamo cominciato a dire questa mattina nella liturgia di purificazione, una liturgia della luce, e adesso ci viene confermato qui nel Vangelo. Ma che cos'è questa luce? È la luce della verità, è la luce dell'amore, è la luce della vita. La luce è Dio, e in Lui non ci sono tenebre. La luce è Dio, e questa luce splende dentro di noi, perché noi figli della luce possiamo far risplendere la nostra luce attraverso le opere, e gli uomini vedano le nostre opere buone e glorificano il Padre. E non abbiate paura, dice il Signore, io vi mando in mezzo al mondo perché voi siete la luce del mondo, voi siete la mia luce. Non temete per i vostri capelli, per la vostra vita. I vostri capelli sono tutti contati, non ne cade uno senza che il Padre vostro lo voglia. Piuttosto camminate davanti a me e manifestatemi agli uomini. Dite agli uomini che la luce è venuta in questo mondo. Beato chi si lascia illuminare dalla luce, ma sarà condannato colui che si vuole nascondere ad ogni costo alla luce. In quanto a voi, predicate che il Padre è il Padre di tutti, e il Padre vostro vi riconoscerà nel giorno del giudizio. Guai a chi si vergogna di Dio, guai a chi si vergogna di Cristo, guai che si vergogna del Padre, che si vergogna di Dio. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini? Chi mi annunzierà agli uomini? Avrà una grande ricompensa,
Io lo riconoscerò davanti al Padre, dice la luce, che è Cristo. E il Padre mio lo riconoscerà, ma se qualcuno non avrà riconosciuto me che sono la luce, neanche io lo riconoscerò come figlio della luce davanti al Padre e davanti agli angeli santi. Fratelli e sorelle, noi adesso ci mettiamo in cammino sicuri di essere figli della luce, sicuri di camminare come figli della luce in questo mondo. Illuminiamo il mondo con la nostra parola, con le nostre opere. I nostri occhi sprecci la luce, il nostro viso sprecci luce, tutta la nostra persona sprecci luce, i nostri costumi siano costumi di luce, perché siamo i figli della luce in mezzo a questo mondo di tenebre, e confessiamo che Gesù è il Signore, è la luce che illumina tutto il mondo. Confessiamo che il Padre lo ha mandato in questo mondo perché il mondo non resti nelle tenebre, ma il mondo sia illuminato, il mondo sia lavato dal peccato, il mondo sia salvo per mezzo di Lui. Ecco, io vi mando, dice il Signore, confessate il mio nome e non temete per voi, perché anche i capelli della vostra testa sono contati. Dio veglia su di voi. E adesso una parola sulla prima lettura, che non voglio sia così passata quasi inosservata. Giuseppe accoglie i suoi fratelli. I suoi fratelli lo avevano venduto. Egli aveva parlato di cose belle, di cose del cielo, delle sue visioni. I fratelli lo odiavano perché era diverso da loro. Era l'amato del Padre. E per questo lo uccisero, cioè lo vendettero. Lo vendettero per 30 denari. E venne in Egitto, ed ecco adesso i fratelli sono lì davanti a Giuseppe. Il Padre è sceso in Egitto, anche Dio è sceso in Egitto quando adombrò Maria, mandò il suo amore nel grembo di Maria e fece nascere il Cristo. Diede il Salvatore del mondo, in cui era raffigurato Giuseppe. Ecco adesso che Giuseppe è davanti ai suoi fratelli, e i fratelli sono in pianto davanti a lui, perché lo hanno tradito, perché lo hanno venduto. E pensano che Giuseppe adesso si vendicherà, una volta che egli è sul trono ed è il padrone. Ma Giuseppe piange insieme con i suoi fratelli e abbraccia i suoi fratelli. Fratelli e sorelle, è Gesù in Giuseppe che ci accoglie. Siamo in pianto davanti ai suoi piedi. Dobbiamo chiedere perdono di averlo tradito, di averlo venduto, e non temiamo la sua vendetta. Egli piange con noi, e il suo pianto mescolato con il pianto nostro diventa rugiada luminosa per la nostra salvezza. Giuseppe rassicura i suoi fratelli e dice: state in pace qui nel mio regno, vivete in pace tra di voi,
amatevi tra di voi, moltiplicatevi, io vi assicuro la vita. È Gesù che ci assicura la vita. Però Gesù ci dice: il vostro ritorno sarà nella terra promessa. Portatemi con me sempre. Io sono con voi finché voi siete in esilio, ma quando io vi chiamerò a Canaan, nella terra promessa, portatemi con voi. Giuseppe vuole restare sempre con i suoi fratelli. Gesù vuole restare sempre con noi, finché tutti noi non ci trasferiamo nella terra promessa, nella terra del Padre. Fratelli e sorelle, vogliamo chiudere questa liturgia sacramentale con il nostro pianto per aver tradito Gesù e con la nostra gioia, la gioia che ci viene di Gesù. E Gesù che si unisce al nostro pianto e lo offre al Padre per la nostra salvezza. E il pianto esce dal cuore, quell'acqua che esce l'accostato di Cristo, e il pianto di Cristo che si versa sui peccati degli uomini, si versa su di noi e diventa pace per noi, pacificazione, diventa vita, la nuova vita simboleggiata nel sangue. Gesù è con noi, fratelli e sorelle, e cammina con noi. Ogni giorno ci nutre con il suo pane, con il suo frumento. Ogni giorno ci abbevera con il suo sangue, finché siamo pellegrini, finché dimoriamo qui, ma siamo noi destinati a camminare con lui verso la terra promessa. È là che noi ci ritroveremo, nella terra dove scorre latte e miele. Prepariamoci così all'esodo, all'esodo verso il cielo. Tutti dobbiamo camminare con Gesù che portiamo con noi, con Gesù che portiamo nel nostro pellegrinaggio. Ci prepariamo ad entrare nella terra promessa, attraversando il deserto della vita. Siamo sicuri che i capelli del nostro capo non saranno toccati. Siamo sicuri che Dio è con noi, però dobbiamo riconoscere il Signore e dobbiamo confessare che è il Signore che salva. E se noi riconosceremo Lui, se noi cammineremo con Lui, quando sarà il giorno del giudizio, l'ingresso nella terra di Canaan, allora nel grande giudizio il Padre ci riconoscerà per figlie, il Padre ci abbracerà e Gesù sarà contento di noi, celebrerà le nostre nozze con Lui per tutta l'eternità. Ecco, attraverso le scritture entriamo in questo mistero pasquale, in questo mistero di amore, in questo mistero eterno in cui tutti siamo coinvolti e gioiamo. Gioiamo perché Gesù è con noi, è nostra luce, è nostra salvezza, è nostra verità, è nostra vita. Amen.